Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere il nuovissimo aggiornamento, andremo a vedere i nuovi pet, andremo a vedere un po' di cose. Ma prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre ho attivato gli abbonamenti che potete trovare accanto al bottoncino iscriviti se siete PC, o comunque vi lascio il link giù in descrizione. In descrizione trovate anche altri link utili, come il link per il mio gruppo ufficiale Roblox o il link al mio server privato. E nel mio gruppo Roblox trovate anche il merch ufficiale, quindi mi raccomando da dargli un'occhiata. Ok, sono super emozionato perché oggi c'è il nuovissimo aggiornamento. Ok, intanto siamo entrati, già ci sono i soldi da prendere, quindi bene, andiamo a prendere i soldi. Purtroppo in questo aggiornamento, l'aggiornamento di questa settimana, non ci serviranno i soldi, perché sarà un aggiornamento, nel senso sì, ci servono i soldi ma quelli veri, non i bucks nel gioco, perché questo aggiornamento è, diciamo, Robux, solo con i Robux, ok? State tranquilli perché nel prossimo video, che dovrebbe uscire, sì, nel video di domani, ci sarà un giveaway. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, così da non perdere il video di domani. Allora, appena entriamo, c'è questa schermata con i nuovi pinguini, che sono i King Penguin. E allora, io ho visto già i video, tutti i video, le foto di Adopt Me. Io preferisco i pinguini vecchi, i vecchi pinguini che non ci sono più. Questi qua sono carini, però non lo so, cioè non mi convincono molto. Allora, dice Adopt Me, Ice Cream Shop e UGC, sbaglio sempre, Rewards. Hanno aggiornato, lo sappiamo già questo perché faccio sempre video news, ma hanno aggiornato il negozio dei gelati e hanno aggiunto l'UGC Rewards. Okay. Hanno ovviamente cambiato gli interni del negozio, c'è un nuovo pinguino che è il King Penguin e c'è anche un altro nuovo pet che è il Water Spaniel. Ok, perfetto. Ecco, novità, e cosa che io ho già detto anche in un video vecchio, ma sicuramente nel video che uscirà lunedì ne andrò a parlare più nel dettaglio. L'aggiornamento di prossima settimana sarà uno degli aggiornamenti più veramente epici, perché aggiorneranno praticamente le classiche uova. Non hanno mai, e dico mai, aggiornato le classiche uova, ovvero i pet egg, royal egg, cracked egg. Quindi veramente sarà un aggiornamento pazzesco. Ok, schiacciamo su play perché non vedo l'ora di vedere l'aggiornamento, sono troppo emozionato. E ok, no, chiudiamo la chat perché non ci interessa. Qui con me ho la bellissima giraffa, e perché ci ho fatto uno shorts, ci faccio sempre gli shorts con questi pet. Equipaggiamo il pinguino, ecco, perché ci porterà fortuna, giusto? Tra l'altro c'è una novità che non vi ho detto. Praticamente ho cambiato finalmente il mio nome su Roblox e ho postato tutto quanto sulla community tab, però se voi comunque non guardate molto la community tab, ve lo dico qua che così magari lo sapete in più persone. Praticamente ho cambiato il mio nome Roblox perché prima mi chiamavo Skinny Nicki Minaj 99 e c'era un po' di confusione, molti stavano creando praticamente account fake, quindi prima che mi rubassero tutti i nomi esistenti ho detto vado a cambiare il nome. Mi è costato la bellezza di 10 euro, ma lasciamo perdere. Allora, ve lo faccio vedere qua, dove siamo, eccolo qua, guardate il nuovo nome, si chiama Federico SPZ Games, quindi esattamente come il canale, con la F e la G maiuscola, e poi alla fine c'è YT, quindi Federico SPZ Games YT, Federico SPZ Games YT. Io veramente non vedo l'ora. Allora, intanto vi ringrazio anche, quante cose vi devo dire in questo video, vi ringrazio anche tanto per i 30.000 iscritti, veramente sono tantissimi, e nulla, non vedo l'ora ovviamente di arrivare ai 100k, ma più che altro perché così posso diventare anch'io influencer Adopt Me e posso ottenere il nome d'oro, così nessuno poi si può fingere me, mi può scammare, eccetera eccetera. Andiamo subito al centro, perché in questo video più nello specifico andremo a vedere il nuovo aggiornamento per quanto riguarda i pinguini. Che è successo qua? Oh, ultimamente Adopt Me lagga un po'. Cavalchiamo il nostro pinguino, guardate quanto è carino. È troppo carino il Golden Penguin, troppo carino. Ok, ecco qua il negozio dei gelati. Praticamente hanno aggiornato questo negozio qua e non l'hanno penso mai aggiornato. Hanno già aggiornato il negozio dei veicoli, hanno aggiornato lo stroller shop, hanno cambiato un po' di robe, ma non avevano mai aggiornato il negozio dei gelati. Quindi vi dico che è più di 2 anni che c'è questo, che c'era il vecchio negozio. Oh, ragazzi, ma è bellissimo! Ma è enorme, enorme. Oh mio Dio, è enorme. Sono scioccato. È bellissimo, hanno fatto un ottimo lavoro, veramente stupendo. Allora, quindi, no, è troppo bello. Aspettate un attimo, devo, allora intanto vorrei andare a togliere le interazioni un attimo, perché poi magari alcuni, non lo so, mi fanno scambi. Vorrei mettere un pet fly. Ecco, andiamo a mettere la Rena Artica, che secondo me ci sta. Anche questa qua l'ho tenuta in un video recente, quindi se ve lo siete persi andate a vederlo sul canale. Allora, volevo andare un po' a ispezionare la zona. Oh mio Dio, qua ci andrò a fare, ma è bellissimo, lo adoro, sto posto.
posto è rosa, blu e veramente tutti i miei colori quasi preferiti. Qua ci andrò a fare un casino e vi dico un casino di shorts, non vedo l'ora. Ok, oh mio... wow, non ho altro da dire, wow, veramente è troppo troppo bello. Ci sono queste nuvole, questo ghiaccio, è fatto proprio bene. Complimenti ai creatori di Adopt Me. Allora, andiamo a vedere un po' qua. Sì, no, no, no. No, 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 no. Fermo, fermo, fermo. Allora, ecco, togliamo il pet e andiamo a vedere, cioè nel senso sì, lo teniamo, ma voglio andare a vedere. Ok, i gelati sono rimasti, anche Else è rimasta. Andiamo a parlare con Else e vediamo cosa dice. Ciao, benvenuto nel nuovo ice cream shop. Ah, o se vuoi avere un pinguino, vabbè, se vuoi tenere un pinguino ne vuoi avere uno, devi dargli da mangiare. E qua c'è un golden with one hit, if you want some, bla bla bla. Vabbè, ok, insomma, niente di che, ci sono le solite cose. E qua cosa abbiamo? Qua abbiamo i golden fish. Ok, che sarebbe il biscotto da dare comunque ai pet. Allora, io l'ho già comprati, mi sono già portato avanti, l'ho già comprati. Ne ho comprati 4, più di quelli no, perché veramente oggi avrò speso una cosa come 20 euro di Robux. E ancora devo... no, veramente, non ci voglio... non ci pensiamo, ok? Facciamo finta di niente. Ok, volevo andare qua prima di tutto. A parte questa cosa qua del ghiaccio che mi piace troppo. Cioè, adesso qua si può pattinare, no? Vabbè, cioè... io ve l'ho detto, l'ho già detto in altri video, i creatori di Adopt Me. No, vabbè, anche qua diventa notte, bellissimo. Ok, si pattina un po' da schifo, non è come a Natale. E poi hanno aggiunto anche queste casette, che secondo me, cioè loro sono molto molto furbi, i creatori di Adopt Me. Cioè, vabbè, se non mi incastro magari, cioè loro aggiungono molte case, molte robe e niente, cioè nel senso che magari poi questi spazi li possono andare a utilizzare in futuro per altre cose che noi adesso non sappiamo. Allora, cosa volevo andare a fare? Ma adesso è troppo buio di notte qua, cioè è bellissimo perché io adoro la notte, ma è troppo troppo buio. Sì, ovviamente lei ha sonno. Io vorrei andare a vedere se c'è qualcosa di segreto, tipo un posto segreto, sapete, no? Non mi sembra. Questa cos'è? Un'enorme nuvola. Ok, qua c'è il gelato. Ma e come funziona questo, scusate? Per pattinare, da dove inizia il percorso per pattinare? Ma non ho ben capito la cosa del pattinaggio. Cioè, ok, ci sta, mi piace, ma come funziona? Oh, ok, ok, qua ti fanno vedere i pinguini. Magari al momento andiamo a leggere un po' le percentuali. Andiamo a vedere un po' che cosa c'è. King Penguin, non so mai dirlo, con un golden fish. Vabbè, ovviamente dice che si prende col golden fish. E dice King Penguin 60%, che è quello classico questo qua. Golden King Penguin 37,5%, che comunque è abbastanza alto. E Diamond King Penguin, veramente, 2,5%. Quindi più o meno mi sembra come gli scarabei. Io in queste cose sono molto molto sfortunato, come sono anche sfortunato un po' con le uova. L'unica cosa in cui sono un po' più fortunato sono tipo le box. In realtà non so come funzioni, cioè glielo lancio a caso, a casissimo. Così, cioè glielo butto lì, penso di sì. Cioè glielo devo buttare a caso. Spero di trovare comunque il King Penguin e il Golden Penguin. Poi questo qua ovviamente lo andrò a ottenere tramite lo scambio. Quindi se prima mi mancavano 7 pezzi sul tabellone, 6 pezzi sul tabellone, ora me ne mancano molti di più. Però vabbè, gran parte li otterremo ora. Allora, ok, è ritornato il giorno. Allora, io vi faccio vedere che ho 4 golden fish, quindi credo che dovrei lanciarlo tipo a caso. Lì ce n'è uno dorato, allora glielo sbaffo lì. Vallo a mangiare. Dai. Dai, 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 dai. Ok, ok, stanno arrivando. Dai, dai, dimmi che... chi è che lo prende? Che fortuna! Oh mio Dio, che fortuna! Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cioè, ho trovato un golden penguin al primo colpo. No, vabbè, troppo fortunato. Non ci voglio credere. Allora, aspettate che lo prendo un attimo in braccio perché lo voglio vedere più da vicino. Ma se sti pattini si levano. Allora, ok. Vabbè, è carino, ok? Me lo aspettavo peggio, è carino. Sono sempre fan dei vecchi pinguini. Questo qua è diverso, sembra tipo un po' più... non lo so, boh. Mi piace, però non lo so. Comunque è carino, ok? Allora, direi di lanciare gli altri goldfish. Qua c'è quello di diamante. Aspettate che gli facciamo... dove vai? Oddio, dove va? Si è aggrappato dove? Scusami. Non scappare. No, no, devo inseguirlo. Guarda, guarda dove se lo lancio. No, no. Ok, l'ha visto prima lui, dai, 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 lo so che è tuo. Prendilo. Dai. No, l'ha preso uno normale. Vabbè, dai, tanto... cioè, sono i primi due e ovviamente io non ce l'avevo, quindi... ok. Per il momento mi è andata benissimo perché ho trovato quello classico e quello dorato. Cioè così, ok, aspettate. Ok, è andato prima.
Dai, lo sai che sei tu che devi prenderlo. Dai, così completo la collezione. Pensate che fortuna se completo la collezione subito. Dai, vai a prendere. No, niente, scherzavo. Un altro pinguino normale. Ah, allora, andiamo a vedere intanto. Ok, il Golden Penguin è leggendario. Ok, mentre lui è un ultra raro, perfetto. Allora, mi è rimasto ancora un biscotto, sì, un Golden Goldfish. E direi di... lui non so dov'è. Comunque, vorrei provare l'altra tattica, ovvero quella di sbatterglielo a caso. Cioè, nel senso, non lo guardo neanche, ok? Me ne vado a casissimo così e glielo lancio. Sì, ve l'ho già detto. Continua a seguirmi, però. Ok, glielo lancio lì a caso e chi va, va. Dai, guardate come sta correndo lui. Ah, se non lo prendi tu ci rimango male, dai. È corso lui. Niente. Cioè, proprio lui è corso e si è fermato. Quindi ho trovato la bellezza di tre King Penguin e un Golden King Penguin. Quindi vabbè, non mi è andata male perché comunque ne ho trovato uno dorato e uno normale. Ovvio che se trovavo anche quello di diamante, che era una cosa un po' improbabile, preferivo, però vabbè, non fa niente, cioè nel senso lo otterremo in qualche modo tramite lo scambio. Adesso cosa voglio andare a vedere? Voglio andare a vedere un po' questi pinguini nelle versioni neon, nelle versioni mega, un po' come sono. E andiamo sul journal. E come si chiama? Ice, quindi ok, ice cream refresh. Andiamo da lui, che è quello normale, il King Penguin, ok. Nella versione neon al momento vedo solo le zampe azzurre. Ok, le zampe e il mento. Sì, dai. Cioè, non mi fa impazzire, però ci sta. Versione mega, classica roba. Sì, illumina di 300 colori. Guardiamo quello gold, che è un po' più carino. Allora, quello gold, la versione neon. Che è successo? Non è cambiato niente. C'è un po' come il Cheek, sembra il Cheek, vabbè, e gli viene quella specie di collana perché lui è tipo King Penguin, che prima però non aveva, quindi non ho capito, vabbè, non mi faccio domande. Mentre Mega, quindi stessa cosa, ok, si illumina così, va bene. Per quanto riguarda invece il Diamond, che sembra viola, com'è possibile? Perché qua è viola? Cioè lilla, qua sembra lilla. Non so perché. Allora, nella versione Neon ha uguale, proprio spiccicato al pinguino normale. Ma magari fosse lilla così, che poi non è lilla. Cioè, in realtà è tipo, è come lo vedete lì al fondo, che adesso ve lo faccio vedere, o comunque l'avete anche visto prima. Non è lilla, magari fosse lilla, mi piacerebbe un sacco. Non so che pensare. Sto controllando, ma non mi sembra. Ma io pensavo che per... Oh, veramente, si pattina da schifo? E pensavo ci fosse tipo un qualcosa per pattinare. Cioè, che senso ha che mi fanno pattinare così a caso? Cioè, ok, io adoro pattinare, però, ma che senso ha? Pensavo ci fosse tipo una cosa d'ostacoli, invece nulla. Vabbè. Direi di concludere qua questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo aggiornamento del negozio di gelati su Adotmi. Secondo me ci sta, perché da tantissimo che non l'aggiornavano, da un bel po' di anni. Quindi secondo me ci sta alla stragrande. Non mi fanno impazzire molti pinguini, ma questo ve l'avevo già detto, nel senso che non lo so. Cioè non sono tra i miei pet preferiti. In ogni modo, fatemi sapere voi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao!